È l'Abruzzo, la regione italiana pilota per la sperimentazione di un nuovo percorso diagnostico terapeutico sulle malattie rare. Riguarderà nella fase iniziale l'amiloidosi familiare, una grave patologia ereditaria che colpisce il sistema nervoso. Obiettivo principale è fornire al paziente dei punti di riferimento ben precisi che in caso di diagnosi di patologia rara rappresentano un segnale importante in un momento di comprensibile disorientamento. Per la prima volta sarà la nostra regione a sperimentare un protocollo che potrà poi essere successivamente replicato per altre patologie, non solo qui, ma anche in altre regioni italiane. Nel progetto è centrale la figura dei medici di medicina generale che saranno coinvolti in programmi di formazione e sensibilizzazione sui principali sintomi della patologia, in modo da poter indirizzare il paziente immediatamente verso il centro di riferimento, dove sarà a disposizione un'equipe multidisciplinare che si occuperà dello studio, della diagnosi e della individuazione del percorso terapeutico più adatto, salvaguardando la qualità della vita del cittadino ed evitando il ricorso a esami e trattamenti inappropriati, invasivi e anche inutilmente costosi per il sistema sanitario. Attualmente in Abruzzo sono circa 5.000 i pazienti colpiti da patologie rare.